Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video news e info di The Sims 4. Prima di lasciarvi al video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio al video e buona visione. E ragazzi, eccoci qua a parlare delle news e info di The Sims 4. Sapete bene che l'argomento di punta di questo periodo non rientra fra i miei preferiti. Personalmente penso di avere il diritto di intrattenervi e distrarvi. Ecco, forse la parola giusta è distrarvi da ciò che sta succedendo nel mondo. Ma non si risolve. Semplicemente quello che posso fare con il mio canale, con quello che faccio, è cercare di farvi passare un'oretta e mezza al giorno in live, come sto facendo ultimamente, di spensieratezza. Senza la presunzione di poter cambiare le cose o risolverle, ma semplicemente cercare di alleggerirvi in questo periodo un bel po' particolare. Tengo però a prendermi un minutino del vostro tempo prima di parlare di quello che sta succedendo, anche perché questa emergenza riguarda tutti i settori, tutta la nostra vita, tutto quello che succede nel mondo, anche il mercato videoludico. E da qua nasce questo video news e info. Ma facciamo un passo indietro. Ragazzi, io come vi dico sempre, non sono un medico, non sono una persona credibile in questo momento. Sono un ragazzo che fa video su YouTube. Non potreste dar credito a una persona come me, ma dovrete dar credito a persone credibili, autorevoli, persone che vi spiegano la situazione nel migliore dei modi. Quindi lungi da me esprimere giudizi o indirizzarvi verso qualcosa, assolutamente. Quello che so però, ragazzi, è che ognuno davanti a una situazione reagisce in modo diverso. Quello è normale, insito nell'essere umano, siamo tutti diversi. Io posso vedere una macchina gialla e dire mi piace, una persona può vederla e dire non mi piace. Questo è soggettività. E lo stesso principio, ragazzi, si può applicare a quello che sta succedendo. Molti penseranno che non sia quello che sembra, altri invece saranno preoccupati. Quello resta sempre soggettività. Però mi è stata insegnata una cosa nella mia vita, una piccolissima lezione di vita che cerco di applicare nel migliore dei modi tutti i giorni che vengono. So bene che quando qualcuno fa qualcosa che non intacca gli altri e quindi non danneggia il prossimo, va sempre bene. Se voi mi dite a me l'università di The Sims 4 non piace, non mi state attaccando, non mi togliete niente, è il vostro parere, ma non cambia le cose. A me può piacere, a voi non può piacere, ma comunque non state facendo del male agli altri. Ecco perché, seguendo questo principio, io vi dico, attenetevi alle regole che ci sono state imposte. Sono regole brutte, sono regole limitative, non si può neanche pensare a quanto sia difficile. Non lo metto in dubbio, non lo sminuisco. Però so che non fanno del male al prossimo. Stare a casa in questo periodo non fa del male al prossimo. Seguire le normative che ci sono state date non fa male al prossimo, ma anzi, basta applicare un po' la logica. Se c'è qualcosa che si diffonde e noi stiamo a casa, ovviamente si diffonderà in maniera più leggera o più lenta soprattutto, che è la cosa più importante, dando il tempo alle persone di organizzarsi e cercando di debellarla. Quindi, come vi dico sempre, atteniamoci a queste regole. Stiamo a casa. Vi invito ad attenervi alle regole igieniche che dovrebbero essere insite nell'essere umano fin dal 2019 e non solo nel 2020, ma anche le regole di stare a casa. Cerchiamo di contribuire nel nostro piccolo e cerchiamo di goderci questo titolo, The Sims, che comunque ci unisce e ci permette anche di scoprire tante cose. Questo può essere il periodo per riprendere in mano tutto il 4 e giocarlo per intero. Può essere anche il periodo di riprendere in mano The Sims 2, The Sims 3 e giocarli. Cerchiamo di essere positivi, cerchiamo di vedere il lato positivo delle cose per quanto sia difficile. E fidatevi, non è facile fare un video di questo tipo. Io, che mi spreco sempre in battute freddure, in questo caso devo essere serio. Però ragazzi, come vi dico, atteniamoci alle regole. Quello che succederà poi si vedrà. Ovviamente noi facciamo la nostra parte nel mondo e la fanno anche tutti gli altri aspetti del mondo, anche le case videoludiche. È infatti notizia certa che l'E3, la fiera internazionale che si tiene in America, è stata cancellata quest'anno. Sapete bene che l'E3 si svolge nelle prime settimane di giugno, in questo caso dal 10 al 13, e conseguentemente anche l'E-Play, che è la conferenza di Electronic Arts, è stata annullata. Questo ha comportato probabilmente danni enormi a livello economico, a livello proprio di mondo videoludico, è indubbio. Per noi però
cambia in realtà relativamente poco. Questo perché vivremo anche quest'anno l'E-Play, ma lo vivremo in remoto, tramite streaming, qualcosa di non troppo dissimile da quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Ma ovviamente, per chi va alla fiera, tutto cambia. Però noi avremo la possibilità di vedere l'E-Play, probabilmente come l'anno scorso, in streaming e in live insieme. Questo ovviamente perché? Perché ragazzi, il 1° aprile arriva l'anno fiscale 2021 e sappiamo bene che nei piani di tutte le case videoludiche, non solo Electronic Arts, c'era ovviamente il lancio di nuovi titoli. Questa cosa non può fermarsi, anche perché si spera davvero, in poche settimane si spera davvero questa emergenza finirà, me lo auguro davvero di tutto cuore, e a quel punto lì la scaletta degli eventi sarebbe molto molto rivoluzionata, non farebbero in tempo, dovrebbero rimandare interi titoli all'anno successivo e penso proprio che non sia nelle loro mire. Quindi loro tenteranno probabilmente di farci vivere l'E-Play in maniera un po' diversa e molto attuale purtroppo per i tempi che corrono, ma ce lo faranno vivere credo in streaming. E questa cosa ragazzi, partendo dall'Electronic Arts, vale anche per The Sims 4. C'è stato infatti un comunicato dell'Electronic Arts che vi linko qua in descrizione così ve lo leggete per benino. In pratica l'Electronic Arts tiene ai suoi dipendenti come giusto che sia e li vuole tutelare. Questo significa che gli uffici dell'Electronic Arts saranno chiusi, addirittura la sede a Milano, sapete bene, è stata già chiusa comprensibilmente, quella di Seoul, quella di Shanghai, anche se in realtà lì le hanno un po' riaperte, ma comunque ovviamente Electronic Arts, inteso come azienda, tende a tutelare i suoi dipendenti. Quindi, cosa sta succedendo nel mondo? Stanno cercando tramite VPN, tramite remoto, per farvela breve ragazzi, con parole semplici, il loro obiettivo è quello di far lavorare da casa i dipendenti. Quindi, spostare tutto in remoto. Questo perché ragazzi? Perché, comprensibilmente, se arriva l'annuncio di un'espansione, non si ferma tutto lì. C'è bisogno di una pre-patch, c'è bisogno di supporto prima del lancio, durante il lancio, al rilascio e anche dopo. Ci potrebbero essere dei bug, ci potrebbero essere dei problemi, dovrebbero poter anche fare una patch correttiva in tempi rapidi. Capite bene, se questo supporto manca perché non si va in ufficio, beh, l'espansione non esce. E questo, ragazzi, giustifica il silenzio. Fino a una settimana fa, i Sim Guru su Twitter giocavano, ridevano e si punzecchiavano e parlavano di indizi. Martedì scorso doveva uscire il DLC, doveva uscire l'annuncio, ma visto quello che sta succedendo è stato rimandato. Non c'è altra spiegazione, al momento i Sim Guru tacciono. E ovviamente da dipendenti Maxis e Maxis dipendenti di Electronic Arts si stanno attrezzando per appunto lavorare da casa loro in remoto. Quindi cosa vuol dire questo? Penso proprio che The Sims 4 continuerà il suo sviluppo, ci vorrà un po' di tempo. Probabilmente per riuscire a far lavorare tutti in remoto ci vorrà un po' di tempo, quindi non mi aspetto che arrivi un DLC martedì prossimo. Potrebbe, non è detto, ma probabilmente non sarà così, ci vorranno un po' di settimane per riassestare un po' il tutto e fare in modo che i nostri Sim Guru possano lavorare da casa, possano costruire e fare le patch e lavorare in remoto da casa loro. E quindi in realtà ci vorrà un po' di tempo, ma Electronic Arts tiene a precisare in questo comunicato stampa, quindi ragazzi i servizi continueranno, semplicemente si scusa per questo periodo, ed è comprensibile, di riassestamento degli uffici, dei dipendenti, eccetera eccetera. Quindi ragazzi questo ci dovrebbe far piacere, The Sims 4 continuerà lo sviluppo, non ci sono DLC all'orizzonte adesso per questo motivo, quindi il principio è molto molto serio, ma credo proprio che nelle prossime settimane l'azienda si organizzerà, i Sim Guru si riorganizzeranno e a quel punto lì potranno rilasciare i DLC con un po' di ritardo, probabilmente certo, perché ripeto, c'era davvero nell'aria il DLC, mancavano pochi giorni, poi è slittato tutto. Quindi ragazzi dobbiamo solo avere pazienza in questi giorni e credo proprio che i DLC arriveranno a noi, con un po' di ritardo, ma ci arriveranno. Ovviamente questo tengo a dirlo perché mi occupo dello sviluppo, mi occupo delle news e info e capite bene che volevo informarvi della situazione. Detto questo ragazzi, io che vi devo dire? Beh, intanto vi invito a restare sintonizzati. Tutti i giorni ormai sto portando una nuova serie live. Sto cercando di fare tante live, continuerò anche con i video per tenervi compagnia in questo periodo. Quindi comunque cercheremo di passarlo insieme per quanto possibile, cercando di strappare un sorriso anche in un periodo così buio, cercheremo di farci forza ed essere positivi. E soprattutto vi invito anche a restare sintonizzati perché, come ho detto prima, Electronic Arts tiene a precisare che il servizio continuerà con un po' di ritardo, ma arriverà tutto.
dovranno solo cambiare il loro stile di vita. Questa situazione sta cambiando il nostro stile di vita, è naturale. Quindi, per far questo, dobbiamo avere solo un po' di pazienza. Ma fidatevi, arriverà tutto. Arriverà l'iPlay, arriverà The Sims 5, probabilmente lo annunceranno all'iPlay di giugno, se anche in streaming, ma lo faranno, ragazzi, me lo aspetto. Quindi, tranquilli, il programma è solo slittato per cause di forza maggiore, ma comunque le aziende si stanno attrezzando. E spero davvero che questa nuova riorganizzazione duri poco. Spero e mi auguro per tutti noi, noi lavoratori, noi studenti, noi sviluppatori. Spero davvero che la vita torni alla normalità quanto prima possibile. Quindi speriamo bene che sia solo uno spostamento di PC, VPN, eccetera, molto molto temporaneo. Lo spero davvero. Detto ciò però, ragazzi, ora spetta a voi farmi sapere che ne pensate. Volevo rassicurarvi un po' in questo periodo, volevo dirvi che comunque arriverà tutto e speriamo bene che arrivi molto molto presto. Da parte mia, ripeto, continuerò a fare quello che faccio, tenervi compagnia per quanto possibile, strapparvi un sorriso per quanto possibile e speriamo bene che tutto questo diventi molto molto presto un brutto ricordo. Detto ciò però, ragazzi, vi dico che è tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto e vi ricordo anche che qua a schermo trovate i due canali dove potete iscrivervi anche al video precedente. Io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima in live e con i video e vi dico ciao a tutti.